Salve a tutti amici di Black Star Console, qui è Big D e siamo di nuovo qui con voi con una nuova puntata di Old Wild Gen, la nostra rubrica dedicata ai videogiochi del passato. Oggi ci occuperemo di Super Mario Stars, raccolta dedicata al famoso eroe dei videogiochi di Nintendo che comprende i primi quattro titoli usciti su Nintendo NES, la console precedente a Super Nintendo. Questa collection comprende Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3. Allora, Super Mario Bros. Non credo abbia bisogno di presentazioni, il famoso platform che ha reso che è celebre in tutto il mondo, venduto milioni di copie e che ancora che chiunque ha giocato almeno una volta nella vita. In Super Mario Bros. Noi impersoneremo Mario e all'occorrenza suo fratello Luigi nel tentativo di salvare la principessa dalle grinfie del malvagio Bowser. Il gioco si tratta di un platform nel quale dovremo attraversare 32 livelli per poter tra mostri, diciamo, e piattaforme che ci faranno cadere quasi sicuramente nel tentativo di salvare la principessa. Poi abbiamo Super Mario Bros. Lost Levels, che si tratta del secondo capitolo dedicato all'idraulico italiano. Super Mario Lost Levels in realtà si tratta di Super Mario Bros. 2 in Giappone. Infatti è il sequel del primo Super Mario Bros. Con l'aggiunta di piccole differenze come funghi velenosi e livelli più difficili, e non è stato mai lasciato prima di questa collection in territorio europeo e nordamericano. Infatti, Super Mario Bros. 2, che abbiamo qui, si tratta di un remake di un altro gioco che in Giappone viene venduto come Super Mario USA. Questo gioco si presenta molte differenze con Mario, ma presenta anche con il precedente videogame, ma presenta anche molte innovazioni che abbiamo tutt'oggi nei nuovi videogiochi di Mario, tra cui la possibilità di prendere oggetti e scagliarli addosso ai nostri nemici, e anche la possibilità di poter effettuare salti più lunghi, planare ed altro. Poi abbiamo quella che è la chicca di questa collection, che si tratta di Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 è la naturale evoluzione del primo Super Mario Bros. Infatti presenta quasi le stesse meccaniche del precedente, tutte le meccaniche del precedente episodio, però presenta anche delle grosse innovazioni come la possibilità di nuove trasformazioni, oltre a poter lanciare fuoco, poi abbiamo a disposizione la trasformazione in procione, la possibilità di prendere gli oggetti come il precedente, addirittura prendere i nemici come degli oggetti. Super Mario Bros. 3 è considerata la perla dell'epoca NES, diciamo che è ciò che ha dato inizio anche al concetto di gaming moderno. Ora proveremo per prima Super Mario Bros., per mostrare a chi ha un po' di nostalgia un bel ricordo del proprio passato. Eccoci qui, la solita schermata, one player games, player game. Se giocheremo con un solo giocatore utilizzeremo solo Mario, se giocheremo a due giocatori il secondo giocatore utilizzerà Luigi. La differenza tra Mario e Luigi sta soltanto nella palette di colori del personaggio, infatti mentre Mario avrà i baffi neri, il cappellino e il cappellino rosso. Luigi invece avrà cappellino bianco e baffi verdi. Ecco che adesso finisce il demo e iniziamo a giocare. Ecco qua, sono passati tanti anni dall'ultima volta che ho giocato a questo gioco, speriamo di cavarcela ancora. Ecco qua, adesso abbiamo Mario. Come sapete, il nostro obiettivo per uccidere i nemici, il miglior modo è saltargli in testa e per prendere gli oggetti poi ci passate sopra oppure colpite queste casse con il punto interrogativo. Ricordiamo che avremo a disposizione, oltre al fungo per crescere, che diciamo sarà come avere una seconda, una barra di energia, da un punto vita, abbiamo a disposizione anche un fiore che ci permetterà di trasformarci, di utilizzare delle palle di fuoco contro i nemici. E poi avremo una stella che poi sarà una specie di invincibilità momentanea. Ecco che adesso abbiamo preso il fiore, abbiamo la possibilità di sparare dei colpi di fuoco. Ecco, qui ci saranno tanti oggetti nascosti, quindi ragazzi cercate. Per chi non lo sapesse, adesso vi sto mostrando qualcosa, qualche piccola chicca da trovare in qualsiasi livello di Super Mario. Scappare. La stella invece ci renderà temporaneamente invincibili. Fin quando durerà la musichetta, noi avremo la possibilità di andare addosso ai nemici senza farci male e sconfiggendoli facilmente. Ecco qua. Adesso saltiamo.
naturalmente cercate di non cadere mai giù e di non perdere mai nemmeno mezza vita, ragazzi. Le vite in questo gioco sono importantissime. All'inizio sembrerà tutto molto semplice. Ecco qua. Se afferrate la bandierina nel punto più alto, vi darà più punti come bonus. Adesso procediamo al secondo livello, che se non ricordo male dovrebbe essere un sotterraneo. Vediamo un po'. Ecco qua, sì, è sotterraneo, ricordate bene. Quando ero bambino non arrivavo oltre il quarto livello, perché poi quando mi ritrovavo Bowser davanti non sapevo nemmeno cosa fare, non avevo idea di come sconfiggerlo e nemmeno i miei genitori sapevano come fare, mio fratello che addirittura mi prendeva in giro, purtroppo ragazzi, quando sei bambino, le cose sfuggono all'occhio comune. Ecco qua. Se ricordo anche che come tutti i giochi platform, se si raccolgono 100 monete, avremo diritto a una vita extra. La stella ci renderà temporaneamente invincibile. Naturalmente più distruggere le cose più punti farete, ma non ho mai capito in che cosa servono, se non a fare un po' di competizione. Magari giocando potete fare delle speedrun, oppure per vedere chi ci mette meno tempo, oppure potete provare a fare delle gare a punteggio per vedere chi guadagna più punti. La particolarità di questo gioco è che tutti oggi, dopo quasi 30 anni, anzi oggi siamo nel 2015, quindi sono la bellezza di 28 anni. Oddio, non ce l'ho fatta. Sono la bellezza di 28 anni dalla sua uscita. Questo gioco è praticamente immortale. Un gioco che non può mancare assolutamente nella vostra collezione. Poi ci sono tanti modi per giocare oggigiorno a Super Mario. Se avete la fortuna di avere un 3DS, potete tranquillamente scaricarlo per soli 5 euro dal Nintendo eShop. Oppure se avete una Nintendo Wii, avete la possibilità anche di prendere la versione da 25esimo anniversario di Super Mario All Stars. Ecco qui, adesso ci troviamo nella Warp Zone. La Warp Zone ci permette di passare da un mondo a un altro, quindi di saltare parecchi livelli, entrando in uno di questi due. Ho scelto il livello 4 perché sono abbastanza sadico. Voglio farmi del male. Adesso vedete questa nuvoletta che è abbastanza cattiva, perché lascia dei piccoli dinosauri, credo, che se non li attacco così sono quasi impossibili da distruggere. Anzi, no, sono impossibili da distruggere. Non venirmi addosso, ecco, lo sapevo. Già mi ha rimpiccioliti. Come vi ho detto prima, se veniremo colpiti mentre siamo grandi, rimpiccioliremo all'istante. Se veniamo colpiti mentre siamo piccoli, allora ragazzi, fate il segno da 300 personaggi. Qui doveva esserci una vita extra. Non finisco questo livello, poi passiamo successivamente. Tu devi morire. Ecco qua, bella così, bella morta stecchita. Adesso cerchiamo di scappare velocemente, altrimenti questa torna e mi rimangio addosso con tutti quei piccoli diavoletti. Spero che non ci sia fuoco qua dentro. Cioè, ecco. Bisogna sempre fare scorta di monetine, ragazzi. All'università, ragazzi, purtroppo le monetine vi serviranno. Ecco qui. Adesso passeremo al prossimo Super Mario. Aspettate, mi metto il menu di pausa per poter passare al prossimo gioco. Questo era Super Mario Bros. Adesso vedremo Super Mario Bros. 3. Il secondo lo salto perché non mi va molto a genio. E The Lost Levels è praticamente uguale a questo qui, soltanto che a dei livelli più difficili e quindi è molto più tosto rispetto a questo. Ricordo che ho visto uno slogan in Giappone che invitava i futuri acquirenti a dire: ce la farete a battere il gioco? Infatti tutti si sono dannati, altro che Dark Souls. Fare vedere a Gianmarco questo. Ecco qua, questo è Super Mario Bros. Non so cosa sia il battle game, però proviamo. A differenza del precedente, qui qua abbiamo la possibilità di scegliere il mondo dove andare, cioè il livello dove andare. Naturalmente il tutto molto è lineare. In questo momento possiamo scegliere solo il primo livello. Va bene, andiamo a vedere come va. Mario sta. Ecco qua. La struttura è praticamente invariata rispetto al precedente. Non scappare! Anzi, vediamo che. Ecco qui. Non sparare.
abbandonato. Allora, vediamo. Nella barra qui sotto viene indicato, diciamo, la potenza che Mario ha nella corsa. Ecco, ha fatto l'idiota. La potenza di corsa sembra quasi grave quando corre così. La potenza nella corsa poi ci permetterà di prendere in corsa per burroni più grandi, oppure per dover, che ne so, affrontare un volo più grande, un volo più molto più difficile. Questo volevo fare prima, non ci sono riuscito. Ecco, adesso ci darà un bonus di fine livello. Ecco, ogni fine livello voi avete una carta che corrisponde a un bonus che può essere utilizzato o meno in un livello. Ecco, adesso passiamo al prossimo livello e vediamo un po' com'è. Già da questo livello, dopo che abbiamo passato questo livello, abbiamo la possibilità di scegliere se affrontare un livello o altro. Ecco, adesso siamo, ci siamo trasformati in una sottospecie di crocione volante. Con la coda può attaccare i nemici e può planare. Se non ricordo male poteva... no, per piacere. Se non ricordo male poteva anche... poteva anche tranquillamente spiccare un volo se con la giusta rincorsa. Infatti, se riempiamo la barra che è presente in basso nello schermo, dovremmo essere in grado anche di... vediamo cosa esce. Succede prima o se ci riesco. Premendo il tasto tastazione ci sarà... va bene, questa è una figura di cacca che ho appena collezionato. Vediamo un po'. Ogni volta che perderete, tornerete al livello precedente nella mappa. Ecco qua, adesso torniamo qui. Oltre a questo ci saranno anche dei livelli bonus che vi conferiranno altre vite, monete oppure oggetti da utilizzare durante la vostra partita. Vorrei capire come cavolo si usa quel fiore lì sotto, che mi sarebbe abbastanza utile in questo momento. Da ricordare che poi Super Mario All Stars ebbe una riedizione nel 1994, nella quale era presente anche Super Mario World, titolo uscito nel 1991 per Super Nintendo, che poi diciamo affinava altre meccaniche del Mario classico. Infatti c'era la possibilità di cavalcare io la stella, ecco, questa mi piace. Quando la stella fa dei salti circolare, si fa delle capriole quando salta. Somersault. Ecco qui. Un altro fiore. No. Ecco, come dicevo prima, adesso abbiamo la libertà di poter scegliere tra il livello numero 3, il livello numero 4 e questo livello con le micche sopra. Vediamo un po' anche il castello. Oddio. Ah, ecco, devo comporre il puzzle per ottenere una carta, forse. Già ci siamo, facciamo il fiore, credo. Vediamo un po'. Stella? C'è stella, sì. No. Va bene, questo è fallito. Non ho capito cosa voleva fare. Abbiamo la possibilità di andare al castello, terzo o quarto livello. Credo di... andiamo a vedere direttamente il castello, per far vedere qualcosa di diverso. Ricordo quando ero piccolo, questo qui l'ho visto sotto il bus, sotto il Mario originale. E quando lo vedevo mi sembrava dire questo non è Super Mario, questo è tutt'altro gioco poi. Qui a differenza di Super Mario Bros. Del Super Mario Bros. Originale, quando perdiamo qualcosa, quando perdiamo un potere, abbiamo anche, rimaniamo ancora grandi. No, adesso no. Dai, per favore, scendi. Adesso ti sali completamente, se no mi fai del male. Ecco qui. Vediamo un po' cosa succede. Se troviamo un boss di fine livello. Vorrei farvi vedere almeno un boss per dare un po' di varietà a questo gameplay. Ah, eccolo. Vediamo un po', mettiamoli sulla testa, vediamo un po'. Ecco. Adesso dovrebbe trovare. Mette molto sulla difensiva. Mi ricorda molto su Super Mario Bros. In qualche maniera è simile. Vediamo cosa abbiamo. Cosa abbiamo vinto?
punto interrogativo. Abbiamo battuto il castello, la via adesso è libera. Adesso possiamo accedere anche al livello 5. Va bene ragazzi, per ora per questo gameplay è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, commentate. Ciao!